In questo periodo di crisi economica, causata da diversi fattori, tra cui la guerra che c'è tuttora in Ucraina, operazione militare speciale, sta causando problemi a tutti, dai piccoli come me e come voi che mi guardate, anche alle grandi aziende. Infatti oggi parliamo di Intel. Intel si trova in cattive acque e per saperne di più, continuate a guardare questo video dopo la sigla. You can... Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Come al solito sono Valerio e oggi parliamo di Intel e anche di altre problematiche causate del cost of living, come si dice in inglese, che riguardano il mondo dell'informatica e della tecnologia in generale. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò un nuovo video voi non ve lo perdete, soprattutto se siete disoccupati visto quello che sta succedendo in questo periodo. Spero che non lo siate e spero anche che state trascorrendo delle simpatiche ferie al mare, differenza mia. Comunque, andiamo avanti. Intel nell'ultimo quadrimestre ha bruciato qualcosa come 500 milioni di dollari. Questa grossa perdita da parte di Intel ovviamente genererà delle cambiamenti di rotta. E quali sono i cambiamenti più importanti che farà Intel? Ovviamente la prima cosa che farà è quella di alzare i prezzi dei processori. Nonostante Intel sia un'azienda che in passato si era impegnata a non far ricadere i costi della vita ai propri consumatori, poiché essendo un'azienda grossa può assorbire facilmente fluttuazioni dell'inflazione, adesso, poiché queste fluttuazioni sono pressoché a lungo termine, come dicono loro, alla fine di quest'anno diversi prodotti Intel potranno avere un aumento di prezzo. Quali saranno questi prodotti e di quanto sarà l'incremento? Questa cosa non si sa ancora. Inoltre Intel ha chiuso completamente la sezione Optane, che si occupava dello sviluppo di un nuovo tipo di tecnologia di memoria allo stato solido, tipo quelle M2, insomma, divisione che era stata aperta nel 2015. Non ho ben capito se è chiusa permanentemente per un periodo di tempo, però comunque per quanto riguarda le tecnologie Optane mi sa che dobbiamo rassegnarci per un bel po', se non addirittura per sempre. Rimanendo sempre in tema nel costo della vita che sta sempre aumentando per via della crisi e dell'inflazione, l'azienda Slack, che è un'azienda che ha sviluppato e continua a mantenere il prodotto Slack, per chi non lo conoscesse, offre un servizio di messaggistica istantanea molto utilizzato da aziende e istituti. L'azienda ha condotto dei sondaggi nel Regno Unito, scoprendo che circa il 70% dei lavoratori dipendenti che lavorano presso uffici vorrebbero lavorare per un'azienda che gli dà un contratto di tipo ibrido, cioè passare del tempo in ufficio che a casa o addirittura pienamente remoto. E le persone che hanno risposto al sondaggio sono disposte anche a cambiare lavoro per passare a un datore di lavoro che gli permette questa flessibilità. Qualcuno potrebbe dirmi cosa c'entra questo discorso del lavorare in maniera ibrida completamente da remoto con il costo della vita che sta aumentando. C'entra perché le persone che hanno risposto ai sondaggi dicono che avere degli orari flessibili costringono tra virgolette di meno il dipendente ad andare al lavoro presso l'ufficio, ridurrebbe molto i costi della vita, tipo mezzi di trasporto, carburante per la macchina e così via. Perché per esempio per chi di voi ha vissuto o sta vivendo a Londra sa benissimo quanto costano i prezzi della metro, o per quelli di voi che vanno a lavorare in macchina sa quanto costa la benzina, che poi non c'è solo la benzina, c'è anche l'assicurazione, la revisione, tutte le cose che riguardano la macchina. Io tra l'altro questo mese devo pagare l'assicurazione. Comunque, benissimo pinguini, queste qua erano le due notizie che vi volevo riportare oggi che riguardano il cost of living nel mondo dell'informatica e della tecnologia. Spero che questo video vi sia piaciuto e se avete dei commenti lasciatemeli qui sotto, io vi risponderò ovviamente sia in maniera testuale. E se sono dei commenti molto interessanti, potrei anche fare dei video a riguardo. Prima di concludere, non dimenticate di guardarvi questi altri video, che sono video di FK Under the Hood, che vi consiglio di andare a guardare perché sono sicuro che saranno di vostro gradimento. E con questo vi saluto, grazie ancora per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!